Eh, come avete visto dal titolo che l'hanno postato ieri eh. l'hanno postato ieri sulla pagina dell'evento ma mh, ieri hanno cancellato il, eh, il tornei for season winter quindi il for season invernale di magic che doveva esserci dove, doveva essere tenuto il 22 e il 23 gennaio Abbiamo voluto aspettare la fine delle feste nella speranza che la situazione migliorasse, ma purtroppo eh, eh, è sotto gli occhi di tutti che fine gennaio non sarà un buon momento per organizzare un torneo, per via che eh, le nuove varianti del e Omicron si sono diffuse praticamente completamente e eh, hanno un tasso di contagiosità elevatissimo. <coughs> Avremmo potuto far finta di niente, ma la nostra priorità è che sia una giornata serena di svago per tutti, compresi noi, dello staff noi e lo staff arbitrale. Quindi sicuramente non ci sarebbero state le giuste condizioni. Sappiamo che avete voglia di giocare, di trovarci tutti insieme e anche lavorare, certo. Eh, ma è importante che il clima sia piacevole e rilassato, e che deve essere una festa, certo, ovviamente. Abbiamo già sfogliato l'agenda, e vogliamo dirvi con grande anticipo la prossima data. Il prossimo torneo sarà di tre giorni, ok? Il 3, il 4 e il 5 giugno. Sicuri che sarà un periodo molto più favorevole. Preparatevi anche perché a giugno ci saranno un sacco di figurine nuove. A presto. E niente, gennaio, fine gennaio for season. Salta. <coughs> e. si va a giugno primi di giugno 3, 4, 5 giugno beh io penso di essere libero comunque mi terrò libero <coughs> veramente sì c'era da aspettarselo dai c'era da aspettarselo eh... l'ultimo for è stato fatto a settembre mi, mi sembra ma non sono riuscito ad andare e poi quello prima eh, fu fatto a settembre, ma dell'anno prima. Eh sì. E quello ci andai nel 2020. Che un po' la situazione si era calmata dopo l'estate, ancora non erano ripresi i contagi delle prime varianti. Ecco. E quindi riuscirono a infilare un bel torneo. E eravamo quanti? In settembre 2020? boh tipo 300 persone e poi ho mancato settembre 2021 gennaio 2022 niente è saltato anche questo qua peccato eh, d'altronde d'altronde infatti anche un sacco di miei amici si sono trovati positivi che ho detto boh sono positivo da, un, da non so quando e, però ho zero sintomi La maggior parte zero sintomi e, sembra che comunque stia andando stiano andando avanti quelle varianti che posseggono dei tratti genetici che le rendono sì più contagiose, ma meno problematiche, mi sembra di vedere dai dati, perché a fronte di adesso non ho neanche la pagina aperta del magari dei dati del Ministero della Sanità. A fronte di un Centinaia di migliaia di, di, di contagiati La pressione ospedaliera Mi sa che La pressione sulla sanità Mi sa che è rimasta praticamente invariata Mi sembra Adesso non so Non so Adesso non ci voglio andare a cercare Comunque E niente Anche per quest'inverno Niente figurine Cioè niente figurine Niente tornei eh? Io Io Sarei anche andato principalmente non a giocare perché sarei andato solo un giorno, eh, il sabato probabilmente, perché mi dovevano portare una carta per una mia collezione e poi andare a vedere magari di fare qualche scambio, qualche upgrade di qualche pezzo interessante. Eh, anche se non so se, se si trovano, perché per esempio... Rimanendo un attimo a parlare di pezzi importanti, pezzi importanti come per esempio le Power 9 di Magic, ok? Di Unlimited, rimaniamo nell'Unlimited, quelle più abbordabili. Eh, o le, ehm, ehm, le Dual di eh, il, europee a bordo nero, le cosiddette FBB, le Foreign eh, Black Border anche se le, eh, le due FBB, va bene, in buone condizioni sono um, già, sono sempre state difficili da trovare, però è un po' paradossale che è più facile eh, trovare che girano le P9, pezzi delle P9, piuttosto che le due FBB. quando le P9 hanno una tiratura a monte molto già più ridotta. Delle terre doppie per esempio a bordo nero italiane nel 94, e me ne serve ancora una, una sola me ne serve, ma non si trova. Nelle condizioni in cui, in cui dico io, eh, non, in realtà, non, non ho neanche chiesto in giro, sarei andato su a vedere se qualcuno là nei banchetti ce l'aveva. Eh, poi magari se non, se non la trovo lì uh, sarei andato appunto a, a sentire con vari miei contatti che si occupano di compramenti di Magic. Per vedere di trovarne una messa bene. Messa bene quindi almeno Excellent Plus. Ecco, Excellent Plus. Adesso Nyarmint, sa che ormai vederla girare Nyarmint è, è davvero difficile. Forse alcune delle... Terre minori. C'è una mano qui. Forse alcune delle terre. Guarda come grande sta mano che viene fuori da da fuori campo, la testa. Eh. Vabbè, stronzate a parte. Alcune delle dual minori, per esempio, quelle che sono meno usate. Ovvero tutte quelle che non hanno il blu, e quelle che hanno quelle combinazioni, come, per esempio, l'altopiano che ha il blu rosso ehm, che ha il bianco rosso o meno usate come potrebbe essere la steppa bianco-nero, però già la steppa un po' più usata dell'altopiano. Ora invece vulcaniche, tropicali, tundra, mare sotterraneo, queste sono le big four delle dual, dopo c'è ovviamente il bayou, eh, la malaterra, anche quella non è da sottovalutare, la taiga comunque si usa, anche se... In Legacy, eh, sto parlando di Legacy, perché ovviamente queste le dual le, le dual pure le puoi usare solo in Legacy. E, e, e Vintage. E in old school. Sì, old school ovviamente. La taiga che è rosso verde, si usava nel, nel Lens. Ma si userà tuttora chi gioca a Lens. Nel Jund, però mi sa che è calato parecchio il Jund. Ehm, negli ultimi tempi. I. Le liste dei mazzi che si giocano, che fanno meta, sono molto cambiate. Negli ultimi 2-3 anni sono molto cambiate. Ma va anche bene così, eh, perché altrimenti si va cioè si deve evitare che vada troppo nello stagnante di 2-3 mazzi. Ho visto l'ultimo torneo, eh, fatto non mi ricordo dove, comunque era abbastanza importante perché c'erano un'ottantina di player. Qua in Italia, in Legacy, top 8, 8 mazzi diversi. Cioè, su 80 persone. 8 mazzi diversi. Top 8. Era veramente veramente carina. Fa vedere se la riesco a ritrovare. Ah, che è stato giocato al Magic Planet, tra l'altro. Magic Planet. Dov'è Magic Planet? Padova? Fammi, fammi controllare. Piacenza. Non mi ricordo mai. Faccio sempre confusione tra... È Piacenza, esatto. Non, non Padova. Padova è un altro posto di Piacenza. E cominciano entrambe con la P. Quindi... Mi mi confondo, mi confondo, mi consenta, no, quello è un'altra cosa. Praticamente fammi vedere, trovo la lista della top 8. Ah no, non erano 86, erano 56, ok, un po' meno, però comunque 56 player. Il 12 dicembre hanno giocato. Allora, fa vedere se io riesco... Fammi mettere una... Uh, dove la metto? Dove la metto? Dove la metto? La metto... La metto qua.

Sto sistemando la finestra che è così ve la faccio vedere direttamente a schermo. Ecco. Allora. Ehm, Legacy è giocato al Magic Planet il 12-12-2021, 56 E abbiamo qui la Top 8. E sono quattro mazzi diversi. Tipo, guardiamo Carn Ecos. Vediamo se si dovrebbe vedere dalla... Da, um, dovrebbe leggere abbastanza bene. Cioè, magari ingrandisco un po' io dal di qui? No, perché mi si scasina. Aspetta, aspetta. Eh. là stiamo così. Ovviamente Carn Ecos perché si basa su Eco degli Eoni. Che praticamente è il time twister fa il time twister solo che per fare time twister lo devi lanciare di flashback dal cimitero vedete flashback 2 e un blu che è praticamente il costo del time twister time twister costa 3 di cui 2 generici e un blu se no ti costa 6 saga, che questa terra veramente è fortissima da quando l'hanno fatta questa cioè questo sì questa terra incantesimo fortissima che tra l'altro si chiama come l'espansione, saga di Urza Karn, eh, The Great Creator altra carta fortissima praticamente ha dentro di sé la verga dell'annullamento ah tra l'altro un attimo, mi sono accorto che non ho clonato la uh, 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 uh. un pezzo della scena di prima questa e adesso ancora voi non la vedete e quest'altra ogni tanto continuo a continuo a, a scoprire a ricordarmi cose da, da dover fissare ecco qua ok perfetto mancavano i eh, do, dove si qui ecco questi È ancora i numeri sono quelli però questo è fortissimo perché spegne gli artefatti, le abilità eh, attivate degli artefatti dell'avversario. Quindi, di solito um, ci sono dei mazzi che usano, vogliono avere carne in gioco e prendere dal side il traliccio di Miko Sinti, che dice che tutti i permanenti sono anche artefatti. <ride> e quindi gli spegne anche le terre perché gliele fai diventare terra artefatto e non può attivarle per fare mana e dopo ti proteggi in qualche maniera per esempio andando con poche cioè dalle creature sul campo andando. Eh, a, scendendo di carte in mano e usare ponte intrappolante e il resto sono sassi e macchinari che ti fanno di genere mana generico monolito di basalto monolito tetro petali di loto mox di opale E poi c'è anche la forgia, la forgia mistica, chiave voltaica per stappare gli artefatti tappati. Questo è interessante perché tu ti fa vedere la prima carta del grimorio quando ti pare. E la puoi castare se è un artefatto o una carta in colore, non terra. E con uno, se non ti piace, tappi, paghi un punto vita, esili la prima del tuo Grimorio. E così eh, schiavi un po' più a fondo. Veramente carina questa carta. Veramente, veramente bella. E per il resto, penso che voglia fare quello. Vabbè, le Terre sono terre da due mana. Toba antica, terra da due mana. Inventor Sphere. Se controlli tre o più artefatti, guadagni un punto vita mana generico Eh, ti fa andare a prendere un l'ultimo effetto ti fa andare a prendere un artefatto te lo metti in mano e, crystal vein anche qui la spacchi e ti dà due mana generici sempre per accelerare veramente bello io ho, mero, avevo provato i mazzi col blu su base urza proprio con urza lord artificer e che trasformava tutti gli artefatti in mox di zaffiro così li potevi tappare e davvi un, un, un mana blu però questo è colorless a parte eco degli ioni però come casti eco degli ioni se è colorless tutto il mazzo perché in realtà con i petali di loto e i mox opal tu puoi attingere mana colorato Anche questa fortissima. Cioè, se usata bene, Etherflux eh, Reservoir è fortissima. Va bene, e questo ha vinto. Bene, sono contento, mi piace perché questi maffi qui mi piacciono un casino. Una base artefattosa eh, mi, piace, mi piace un botto. Poi è arrivato secondo il Painter. Ecco, vedi, questo Painter usa Urza, Lord Artificer. Emry, altra carta fortissima per, per gli artefatti. <coughs> Painter Servant. Thought Monitor. A finta con gli artefatti. Volare. Quando entra, peschi 2. Figo. Ah, di Modern Horizon 2. Questo non, non ce l'avevo presente. Molto bello, molto bello, molto bello. 4 Force of Will. I thought cast da. Mirrodin praticamente sono un must. Quando era. Ehm, quando è nato il mazzo Affinità. Gli artefatti. Urza Saga imprescindibili. E qui usa i Saino Urza. Interessante, interessante, interessante. Saino eh, Karn. Questo Karn qui fa il golem. Lo stesso golem che fa Urza quando entra. Praticamente Urza crea il, un proto -karn. e Karn stesso può creare prototipi di se stesso. fitting Needle, Retrofitter, Foundry. Questa è un po' piccolina da leggere però. Vabbè la grindstone, per millare. Box di opale, autospetal, ci, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Il side è un po' diverso, però quello che vuol fare è portare a giocare cioè arrivare a giocare il painter convertire tutto di un colore e poi farci cosa di solito al painter si, si associava una carta che diceva l'avversario non può giocare carte di questo colore una roba del genere non sono molto ferrato su queste mazze qui. Le ho sempre visti, cioè li ho sempre sentito minare, ma non le ho mai avuti per le mani. Non le ho mai analizzati. Terzo, vabbè, un imprescindibile Death and Taxis. Sicuramente con eh, pezzi nuovi. Eh, delle, delle new entries da... Dalle ultime da Modern Horizon 2 Solitude fortissima. Anche molto bella l'art bella molto bella e di è... morte e tasse praticamente e Urda saga. Sempre anche qui Urda saga. Che sia se è troppo presente e sbilancia un po' troppo, cioè se viene troppo giocata, va bene perché va bene in tutti i mazzi. Praticamente va bene in tutti i mazzi. Uh, va bene in tutti i mazzi che hanno qualche artefatto. Quindi anche se il Morte Tasse, da Sendacks, non ha così tanti artefatti, però gioca le Stoneforge Mystics. L'Urda Saga può fare un golem anch'essa che prende più uno più uno per un artefatto che controlli. Con le Stone Mystic, ovviamente giochi. l'imprescindibile batterschool, la new entry cadra complete. E poi hai come minimo 4, non meno di 4 Fialetere Una gitte. Ah, la Shadow Spear, ma questo è molto bello. Shadow Shadowspear, Trampo, Lifelink più 1 più 1. Con equip 2 scende con 1 E può far perdere indistruttibile exproof agli altri. Eh, agli opponent, ai permanenti degli avversari. Molto buona. Ah, la Retrofitter Foundry praticamente che non l'abbiamo letta prima, ma sì, eh, ti permette di bruciare del mana e fare degli step di assemblaggio. Il primo lo stappi, col secondo fai un servo artifact col terzo sacrifichi il servo e fai un topter, e con l'ultimo sacchi il topter e fai un 4-4 costrutto. Quindi ti, ti smonta le cose e, e ti costruisci cose grosse, e poi la stappi di nuovo, però ti serve molto mana. Finché hai mana puoi fare. 3, 4, 5, 6. Però la 2, la 3 e la 4 dice tap, quindi dovresti fare. Pago 2 tap, più 3 mana 5 per stappare. Per farlo tutto in un turno. 6, tap, 9, stap, tap, 9 mana. Quindi diciamo che questo qua servirà più per. Bruciare mana in eccesso durante la fine dei turni dell'avversario che hai per eventualmente fare mettere in gioco dei champ blocker o dei paranti, Caracas, Porti Rishada, Wurstland, Pianure, Pianure rinnovate. Però vedete, anche nel Morte Tasse ci si infila bene l'Ursa Saga, mm, che faccia la fine poi un giorno come ha fatto Il l'astrolabio che era praticamente in quattro peri in ogni mazzo è stato bandito perché dava solo dei vantaggi non c'era motivo di non metterlo quarto posto miracles che il miracles si è depotenziato un po di sbroccaggine da quando è stata bandita la, la K delle profezie del sensei che praticamente arrivava a un certo punto che col monastri mentor e due, eh, due um, trottole le, le cappe da profeta sensei le top le, 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 giocavi una e questa ti contava come una non creature lui si prendeva eh, no, lui, e tu facevi una, una, una pedina monaco ok e poi te la facevi, la tappavi, la mettevi in cima, pescavi una. Giocavi la seconda K, la tappavi, pescavi una, la rimettevi in cima, e ogni singola mana che avevi ogni turno, era una, la creazione di una pedina. E tra l'altro, le pedine, tra l'altro, prendevano anche più uno più uno. Perché avevano Prowess, loro stesse. Aveva a Prowess il Monastery Mentor esso stesso, fortissimo, fortissimissimissimissimo. E poi anche lì la. la, la K della professione, sensei andava bene un po' tutti i mazzi. Era forte, era forte, ma penso che l'abbiano abbandonata per via del Miracle. Per il resto il Miracle. Ehm, che poi oggigiorno si chiama Miracle ancora perché praticamente molti giocano solo Terminus. Che ha appunto Miracle come meccanica. Tipo questo, questo Miracle qui gioca solo quella che ha Miracle. Ora che vedo questo Miracle qui, questa lista qui, non ha i counterbalance. Enchantments, 5, 1, 2, 3, 4, 5, non ha, non ha counterbalance. Dress Down. Un incantesimo con Flash. Quando Dress Down entra nel campo di battaglia, peschi uno, le creature perdono tutte le abilità. All'inizio della tua end step sacrifica Dress Down. Ah. Carino, anche questa non ce l'avevo presente perché diciamo negli ultimi formati, negli ultimi due o tre anni ho giocato veramente poco. Ah, simpatico, simpatico. Diciamo che questo Miracle si chiama ancora Miracle, ma mh, ecco, infatti anche lui è Miracle perché ha una carta con Miracle, ma tecnicamente anche lui lo chiama UVR Hero perché ha preso una lista e l'ha cambiata, quindi tecnica UVR Hero, va bene. Quinto posto, Mono Black. Mono Black, praticamente maledizioni. E, e questo che l'ho già guardato, e usa... Praticamente vuole dare un sacco delle aura maledizioni. Le aura maledizioni all'avversario. All Alcune sono, sono foto. Vabbè, la Ley Line of the Void, l'8 principale in Legacy del cimitero. E anche lui gioca a 4 Karn the Great Creator. Sta che non gioca le. Le eh, Saga. Però anche lui. Grid Creator con Ponte intrappolante e il modello dell'obbedienza, traliccio di mico sinti, cioè, questo side qui è molto simile al side che era in Carn Ecos Questo è bello, praticamente la Cruel Reality incanta il giocatore all'inizio del. Del, dell'upkeep del mantenimento di, di quel giocatore incantato quel giocatore sacrifica una creatura o un place se non lo fa perde punti, 5 punti vita però ti costa 7 questa, questa carta da giocare e infatti lui gioca come accelerazioni dark ritual ancient tomb e eh, città di traditori come eh, lande da 2 Overwhelming Splendor. Anche questo costa 8. Le, le creature in, del giocatore incantato perdono tutte le abilità e diventano degli 1-1. Il giocatore incantato da questa maledizione non può attivare abilità che non siano di mana o di lealtà. Quindi solo i Planeswalker e le Terre può usare. Curse of Misfortunes. All'inizio della tua upkeep tu puoi cercare nel tuo, nel tuo Grimorio per una carta maledizione. Infatti, di questa ne, ne, ne gioca 4, le prime due una e una. Ma di questa ne gioca 4 perché ti fa andare a cercare una maledizione. Con un nome che non è la stessa, lo stesso nome di una maledizione già assegnata al, al giocatore che stai incantando con questa qui. E la metti in gioco sul ehm, campo di battaglia assegnata a quel giocatore. E poi mischi il Grimorio. Quindi praticamente. Invece di andare a pagare. Ehm, 5, eh, invece di pagare. 7: a questo non l'abbiamo letta. 5 o 8: paga solo 5 e se le va a prendere direttamente. Quindi praticamente potrebbe essere. Benissimo. Eh, palude Ritorito. Rito, Casto questa e bam, ti do... Questa qui. Subito. Turno 1, se non te la counter. Curse of Death's Hold. Le creature, incantate, le creature del giocatore incantato da questa maledizione prendono meno 1, meno 1. Interessante. Praticamente con questa diventano degli 1-1 e con questa qui muoiono. Opposition Agent. 3-2 con flash, quindi lo gioco in istantaneo, questo 3, il tuo avversario, no, tu controlli il tuo avversario mentre tale avversario sta cercando nel proprio grimorio, nel proprio mazzo. Quando un avversario sta cercando nel proprio grimorio, esi eh, quel, um, quell'avversario esilia ogni carta che trova. Tu puoi giocare quelle carte finché esse rimangono esiliate e puoi spendere il mana come se fosse di qualsiasi colore. Per castarle. Bellissimo. Altra carta recente di... Ehm, di quell'espansione tipo... Dove c'era il... il, il ehm, delle fiabe. Delle fiabe classiche. Non mi ricordo come si chiama. Uh, L'anno scorso. Sì. L'anno scorso. Cioè, mazzo veramente bello. E poi vabbè... 4 calici del nulla per bloccare le spell a 0, le spell a 1 o le spell a 2 per i counter. Mox di cromo per imprintare e avere mana extra. Si imprinti delle carte nere per dare mana nero. La trinisfera sempre per far spendere più mana possibile e rallentare l'avversario, soprattutto contro i combo. Urborg, così tutte le tue terre sono eh, paludi. E Karn come pezzo extra per andare a mettere bridge e il traliccio e andarlo a inchiodare in quel modo lì. Sesto posto un for color control o un for color Yorion perché lui ha ah, Yorion, giocava Yorion che è un companion, esatto, companion dice, ah, devi giocare con 60 carte praticamente, minimo. E... Quando Yorion entra nel campo di battaglia esigono un numero qualsiasi di permanenti che controlli, fa tornare all'inizio. Sul campo di battaglia all'inizio del tuo prossimo end step. Praticamente è un, blinca un numero qualsiasi di tuoi permanenti, e tu hai tutti i permanenti che fanno qualcosa in ETB, quindi in enter the battlefield, quando entrano in campo, e quindi li fai triggerare continuamente eh, con Yorion. E mi sembra che no, non, non puoi. Non puoi farti rimbalzare anche Yorian perché dice Other Non-Land Permanent, you own. Quindi other, altri, oltre a Orion. E per il resto, vabbè, c'ha altre cose, dai. Non ci soffermiamo troppo. Settimo, un Jeskai. UVR Nocioni. Cos'è Nocioni? Nozioni, forse? UVR, praticamente, ti vuole menare con il Delver of Secret. C'ha il True Name damages che... È difficile da rimuovere una volta che tocca il tavolo. Solo con pulizia di massa. Perché non lo puoi bersagliare. Protezione dal giocatore. E il resto un sacco di counter, un sacco di rimozioni. I. F... Cioè, i fulmini? Sta spada spiega, stifle, full fire and ice. Non hai fulmini? Il lightning bolt? No. No, 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 no. Esper Sentinel. Quando il giocatore casta la prima non creature spell ogni turno, pesca una carta, a meno che quel giocatore non paghi X, dove X è la forza dell'Esper del Sentinel, eh, Sentinel. Anche questa non la conosco molto bene. Eh, qui non so bene come la, come la usa, se aggressivamente o, o passivamente per controllo. E l'ultimo, l'ottavo, è arrivato un Grixis Grixis Death. Non so cosa significhi. E questo è molto simile alle liste già di Grixis precedenti, a parte che è stato inserito da Icoria Shark Typhoon, <ride> Sharknado praticamente, tifone di squali. da Strixhaven Expressive Iteration che non conosco Sorcery blu e rosso guarda le prime tre carte del tuo mazzo mettene una in mano una sul fondo del mazzo ed esilia una di esse puoi giocare quella esiliata a questo turno cioè in questo turno quella carta che esili con questa carta qui la puoi giocare interessante perché sei il mana una trevi in mano Esilio un'altra carta. e Quella lì la puoi giocare. Carina, 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 carina. Jace con lo storico. E Liliana però. Quest'altra. L'ultima speranza. Vabbè, adesso non c'è voglia di leggere. Per il resto, fatta il push. Pyroblast il Piroblast di, di main. Clean to dust. Veramente bella. Drown. Annegare nel lock. Nel lago. Veramente bella. Sudden Edict. Split Second. Quindi non ci si può impilare niente sopra. Due Ball. Due Force of Negation. Will. Brainstorm. Ponder. Into Oturac, O Turac. Bellissimo. Hullbreacher. Che questo è stato. Bandito in Commander. Fortissimo. Fort cioè tro anche troppo forte infatti è stato bandito in commander in legacy invece si può ancora usare mi sembra, sì Quello era il 12-12 sì, non mi sembra che non c'è stato un'altra ban dopo praticamente se un giocatore andrebbe a pescare una carta dal mazzo eccetto la quella prima che pescano in quel turno eccetto la prima che pescano eh, nella loro draw, draw step attenzione invece di pescare loro tu ti crei un token tesoro il token tesoro ti dà un mana praticamente quando lo sacrifichi mi sembra sì perché l'indizio ti fa pescare il cibo ti fa ti dà tre punti vita fortissimo è a flash costa è un 3-2 che costa 3? Fortissimo. Fortissimo, fortissimo. fortissimo anche. Brazen Borrower molto forte. Serve per rimbalzare, mi pare. Sì, lo mandi all'avventura in instant. Petty Taft. Return target. Prema... Sì, Rimbalza un permanente in mano. E dopo lo puoi giocare. E danno 3-1 volare. Simpatica. Veramente simpatica. E Insomma, cioè, veramente, veramente ben spalmata di, di archetipi. Mazzi proprio completamente diversi l'uno dall'altro. Diversissimi. Tipo anche quello, questo mazzo Mononero Maledizioni. La prima volta che lo vedo in un torneo, addirittura che fa comunque un, una posizione abbastanza alta, eh, un top 8 su 56. 56 player sono stati. 6, 6 turni di Svizzera. Uh, oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo com'è la, la. la scaletta. Comunque, ogni tot numero, ogni tot giocatori. Eh, si deve. aumentare un turno in più per mantenere. Eh, che tutti combattano, si sfidino con persone diverse. Altrimenti hai delle ripetizioni. Come dire, se siete in otto ma giocate cinque turni di Svizzera, al quarto e al quinto turno vi cominciate a risfidare di nuovo voi stessi. Già, già gente che avete già combattuto prima all'inizio del torneo e niente mazzo veramente bellino che magari questo qua giusto così for fun me lo proxerò con, con dei bigliettini giusto per vedere come gioca per impararlo e eh, se mi piace magari me lo monterò anche in real si sa mai che mazzo faccio così faccio fatto sempre così prima me li proxo e poi vedo se eh, se vale la pena di montarselo insomma Allora facciamo una cosa, aspetta che chiudo questa pagina qua, facciamo, facciamo così, ok, anzi sono anche un po' decentrato. Non la vorrei tenere davanti la... La, la webcam vorrei tenerla di lato Prendermi di lato prendo un po' di profilo uh, però adesso vedo devo crearci un supporto apposito allora io oggi non ho preparato già tutto l'emulatore per i giochi del GBA e soprattutto non ho preparato la scena su OBS per uh, perché sia fatta apposta, fatto tutto a posto e quindi c'è una cosa da fare c'è solo una cosa da fare ed è fare l'acco come Raia su Minecraft Do, e riprendiamo dove l'abbiamo lasciata ieri. Oggi ho attaccato anche un po' prima. Perché magari così finisco un po' prima, magari non verso le 8 e mezza, forse magari verso le 8. Quindi 17 18. Faceva più veloce a fare tre ore in su. Quindi, quello che volevo dire mentre stavo pensando, era dalle 17 che sono adesso, alle 20 sono tre ore. E qua devo spostare ancora i pannellini di schiuma Ok, una webcam ha sempre questi colori slavati, spenti, orribili, perché... Guarda che non è grigio, verde grigio, è verde ramarro questo telo. Verde ramarro. Vi rendete conto? Verde ramarro. Se prendesse il colore suo esatto... Eh, sarebbe molto più facile fare un green screen al massimo pulito aspetta fammi così vediamo un po' ok dai così dovrebbe andare bene quindi ci schiaffiamo qui Sì, va bene Oh, finalmente si è decisa a prendere la schermata la ok fortunatamente almeno dato che è sempre nella stessa posizione con le luci principalmente sempre nella stessa posizione e i faretti che sono sempre nella stessa posizione almeno non devo stare ogni volta a ricalibrare tutta la, la faccenda de, del green screen ok Musica posso lasciare questa che è molto chill. Che è anche abbastanza bassa. Sempre musica immaginaria. Mm -hmm. Ok. Ieri sera avevamo interrotto che ehm, avevo preso tutta la terra che avevo e avevo cominciato a metterla qua. Piantine lì stanno crescendo. Però io vorrei dare loro un boost. Con. Ehm, come si chiama? Del buon meal. Io posso dare. Posso mettere nel compostaggio. I fiori. E sarebbe un, un ottimo modo per buttare via i fiori. Bintaseano sempre l'inventario. Sì. Grande. Ma anche questi. Anche le patate, effettivamente. Queste velenose perché le devo tenere. Non servono a nulla. questo villager ha deciso di infilarsi nel compost ah le pat ma no le patate velenose non le posso buttare dentro ma che strofata è no anche la carne marcia forse perché effettivamente andresti a contaminarlo il compost però e uno vediamo di arrivare anche a un altro almeno Non basteranno le due, forse. Forse no. Ok, questa è cresciuta tutta. Oh, che culo. <ride> ok, adesso queste qui dovrebbero fare i cocomeri. Che romperemo e trasformeremo in semi. Trasformeremo in semi. Per fare altre piante, per fare altri semi, per fare altre piante, per fare altri semi, per fare altre piante. Allora, se non li posso mettere nel compostaggio, li, li rimetto via. <coughs> andare a fidare le mucche 1 1 2 1 e 1 2 1 e 1 2 perfetto poi quest'albero lo dobbiamo togliere assolutamente Io qui lo pareggerei proprio qua a questo. Un bel po' di, di terra per finire. A che punto siamo? A metà, forse pensavo peggio. Facciamo anche una cosa: abbassiamo la render distance a 10? magari alleggerisce lo shader quando deve andare a caricare i chunk perché tra adesso siamo qui siamo qui nel villaggio non dobbiamo andare in giro non ci serve renderizzare così in là Adesso come cibo mi tengo le mele. <ride> Dove scaviamo? Dove scaviamo per prendere il terreno? Ah, beh, innanzitutto questo va pareggiato. questa. Questo pezzo qui e un po' di terra la prendiamo da qua. Vai, l'ultimo. Eccolo. Siamo qui. Quindi qua tutto questo pezzo va tagliato. di un altro blocco in qua. Eh, C'è un po' di roccia. Anche questa per terra, perché la devo rimpiazzare con la terra che ci voglio coltivare sopra. Fondamentale. Ah, verrà un bel insediamento che ci farà farmare per l'equip praticamente definitivo. No, quella può stare lì la terra forse è meglio andare a scavare da sopra che almeno così da sopra prendo tutti i blocchi oh, quindi siamo qui tutto questo deve andare Andarsi meglio con roba in diamante E poi andare nel Nel nether Roba in diamante e roba incantata Ovviamente Poi andare nel nether Soprattutto cercare una fortezza per le Netherworlds e fare delle pozioni. Fare una spada looting 3. Con Smite 5. E farmare i Wither Skeletons. Una volta formati Wither Skeleton si cerca di battere il uh, Wither. e Anche lì spada con Smite. E mi sembra Smite può, può stare con coso, vero? Um, Sweeping Edge per moltiplicare i danni. È una pozione di forza di livello 2. Beh, ci penseremo quando avremo effettivamente i tre. i tre teschi neri per il Wither. Prima non ha senso tanto pensarci. già finita la terra non era tantissima quella che abbiamo preso da lì qui mm, la prendiamo la vorrei togliere da un posto che magari ci può servire un, in un futuro averlo libero quindi se la cocomeraia la espandiamo qua la volessimo espandere da questo lato. Intanto togliamo questa montagnola. Male, di certo, non fa. Questo è un livello, è un blocco più in basso. Quindi è questo lo stesso di quello. Adesso non sto a toglierci anche la, la roccia dal di qui perché non mi interessa. Per ora sta bene così. E Rip Badile. Se i toolmaker, i, tool i toolsmith avessero sbloccato della roba interessante, a questo punto saremmo ancora più speedy. Invece no. Siamo ancora col ferro base. Ah, verrà, verrà. Verrà che avremo anche troppa roba. Posizioniamo qui senza cadere. Ah, tra l'altro guarda, c'è due magma stones lì in basso. Quest'albero sappiamo già che va via. Vabbè, adesso non mi interessa di prendere quel legno. Tocca andare a dormire. Però almeno volevo unire quest'altro settore col terreno. Guarda lì. Creeper. Guarda là. più frequentemente quindi in hardcore con eh, le armi incantate e le armature mi sembra. O è solo la mia impressione eh, stiamo avendo No, oh, guarda lì. Full, full oro con eh, addirittura un incantesimo sui pantaloons. Bene. Bisogna anche vedere un po' le patate che mi sa che sono pronte. Queste le tolgo, mi danno fastidio quando passo. Ci devo girare intorno, mi allunga la strada. un po' di stack di terra per finire. A prendiamola da questo lato. non avremo un beacon prima di un bel po' di tempo perché serve la nether star quindi dovremo batterli di zero per farne uno ne abbiamo. Riempiamo tre stack e dopo andiamo a posizionare. perché eh, sono rotta la sì ma anche io devo evitare di saltare giù no sono rotta la la, la, la paletta ma è scappato il gatto o era quello che era spawnato fuori Stacca andata. <ride> Lol. Adesso qua sotto conta come grotta e spawnano i pipistrelli. Mannaggia! Oh, e daglie. Facciamo un'ultima... un'ultima show. Ultima, per modo di dire, ultima. Non sarà sicuramente l'ultima di tutto il gioco. Se mai che voglio usare questo spazio almeno tutto pianizzante tutto a livello con questa parte, qui bravo, finalmente qua è quasi chiuso completato perché poi dobbiamo definire dove mettere l'acqua va messa in modo molto preciso perché in certi punti l'acqua non, non farà crescere un melone. un melone un cocomero insomma un melone perché non ci potrà venire posizionato sopra o non ci potrà mettere una pianta allora per ora uh, ce la teniamo così ce lo teniamo così mm, la betulla deve sparire facciamo sparire anche quest'altro albero Va via le fronde, però quasi quasi. facciamolo Evitiamo di, di, di far rimanere qualcosa lì. Facciamo sporgere di un altro blocco. Bene. Oh, guarda che bello. Tutto bello pianeggiante Ottimo. Ah, questo non sparisce perché ha contatto con questi? <ride> Boia al legno. Sì, i primi due cocomeri, la rompiamo con la m, Fortuna 1. Sì. Istantaneamente 10 semi, perfetto. Questi 10 semi qui andiamo immediatamente a piantarli Sì, dai, li piantiamo qua. Perché nel frattempo io voglio moltiplicare le piante. 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vabbè. Ehm. Facciamo, facciamo che la mettiamo. Uh, un altro melone eh, Un altro melone, un altro cocomero Altre 6. Sì A questo punto Allora faccio anche questo mm, Che palle queste che non si possono Non si possono mm, Farmeggiare Con la vanga Con la zappa io sono stupido che non vi faccio la preparazione, il tilling. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, questo è proprio il limitare. E quest'altro è il limitare di quest'altro. Perfetto. Ecco perché vedete, i cocomeri purtroppo non sono ad alta densità come possono essere patate e carote parate e, caro e catote perché una, una fila deve avere la piantina e l'altra fila deve rimanere libera per il frutto però una volta che si avrà tocco di velluto che avremo tocco di velluto e raccoglieremo il frutto intero i farmer dei villager loro ce li compreranno a una marea di smeraldi, ma tanti, tanti. Cioè facciamo un, uno sbrago di, di smeraldi. E bisogna andare a mangiare le mucche. Le mucche fanno il rumore della pelle che droppano per fare i libri. Muchine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. cominciamo ci esserci asserciam? Eh? Bene, 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 bene. Io caverei anche quest'albero, mi dà fastidio. Sta bene, Che Avrei quell'albero lì e mm, si. Sì, una fila di recinzione. Mi sa che ce la metto. No, mi dire che è spawnato qua sotto. Spawnano qua sotto. Sti bastardi e questo? <ride> Questa goccia d'acqua perfettamente. In bilico, dove è andato? Sparito. si sì, qua sotto non lo so. Perché se spongono i mostri, poi non possiamo dormire qui. Non mi fa dormire. Vabbè, ci penserò. Riempirò come se non ci fossero un domani di, di torce. Ma là che. Sì, un altro Cocomeros. Queste ancora però devono... Coveshoe. Ma non le raccogliete? Queste qua? Eh, mi riferisco a voi farmers. pigliate prendetene e gioitene che i, i letti li avete adesso okay. che mm. mi faceva un pelo nel riflesso nel, nel, nella lente ottimo Mettiamo via, lo via. Però ci teniamo le slab, le slab e i carpet, carpet che ce ne servono una marea adesso. Tappeti bianchi, ce ne serviranno una svagonata. Cominciamo a tosare. coprire tutte le piante tutte le file delle piante con i carpet per proteggerle così possiamo saltare sopra e vedrete vedrete che tipo di layout ho in mente per la farm di cocomeri Per momento, erano tutte senza lana. Eh, bu, buono, buono, buono. Quasi due stack. Non è che voi mucchine avete fame di nuovo? Anche qui mi dà da danno. Che sia rialzato. Io lo abbasso. Anche qui lo abbasso, da Musichina qui che c'è adesso che è immaginaria, ve lo ricordo, è dentro la vostra testa, ricorda molto quelle delle, che si hanno nei giochi di ruolo quando entri negli RPG quando entri nelle cittadine nei paesini di campagna. E allora c'è la musichina tranquilla. È, è quella praticamente. Bene, ora questi facciamo tutto carpet. E facciamoci anche um, una sorgente infinita temporanea di acqua. Ce la facciamo boh, qua. Ecco la sabbia. no non ci arrivavo sono dovuto scendere proprio del tutto per, per prendere la secchiata ah tra l'altro tra l'altro devo fare di nuovo la la pala che pala far la pala Ah, è finito il legno. Bene. Porca miseria. Non ho anche paggiato lo scudo. Mm, leviamoci dalle balle qua. Che non mi piace per niente. Mi <ride> hanno fatto scendere sotto metà vita. Mannaggia loro. Bravo, bravo! Ma hai droppato l'Ender Pearl! Sì! Dai! Yeah. Prima <ride> Ender Pearl! Ender Pearl! Perché lì non mi aspettavo che ci fosse direttamente subito il buco di sotto. Invece sono caduto proprio quel punto. là allora che adesso però avete fame di nuovo, vero? Brave, brave, bra 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 bra. Oh, dai, gli ultimi 4 ve li do voi. Ah, scusa, non si arrivi a questo? Sì, altri due! Bravi! Scopate, villager! Scopate! Riproducetevi! Toh, pigliate. Pigliatene e godetene. Se li stavano tradando, vero? Bene, vuol dire che fanno altri baby villagers. Dai, voglio andare a nannina anch'io. Ho sonno e non mi fanno andare a letto. Oh, finalmente. anche sete. Ok. Mm. L'ender per la depositiamo perché ci servirà in futuro. A proposito vediamo di dare un po' di sticks al Gigi Bajix il patito degli sticks. Che aspetta un altro fix. È arrivato al livello dopo. Ah, le piume. Sì, ma 23 piume dovrei fare una farm gigantissima di, 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 di galline. No, 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 no. Unbreaking 2 è una buona base da cui partire per avere unbreaking sul, sull'arco. per adesso non ci serve se era power allora l'avevo già usato questo lo mettiamo qui questo lo mettiamo via ok cominciamo a mettere giù l'acqua per i cocomeri qua ancora niente allora io li metterei per delle file così verticali invece che cioè, da qui fino in fondo. Invece che da destra e sinistra. Perché? Non è che mi hai fregato un pezzo, vero? Mi hai fregato il buco? Uh, altra Ender Pearl? No. <ride> che stupido, quell'Enderman. Si è teleportato proprio contro il golem. Che lo ha sacagnato di botte fortissime ma non i gigantissimi nella faccia uh, partiamo dallo spigolo in fondo ma perché voi qui non sparite perché c'è del legno lì nel mezzo ecco perché là allora da questo spigolo qui quindi temporaneamente Così, e questa è una fila di piante che poi cresceranno qui. Quindi, facciamo con le eh, torce temporaneamente: pianta, frutto, frutto, pianta, pianta, spalle l'una all'altra. Frutto frutto pianta pianta, frut frutto, 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 pianta, pianta, frutto, frutto, pianta, pianta, frutto, frutto, pianta, pianta, frutto, frutto, pianta, pianta, 1, 2, torcia, torcia, 1, 2, torcia, torcia, 1, 2, torcia, torcia, 1, 2, torcia, torcia, 1. Perché adesso di qua eh, l'altra fila di piante dovrebbe essere lì. Dovrebbe essere qui. Va bene, mettiamocela dai. Multo brutto pianta. Così basta che togliamo questa, questa roccia, dai. Devo fare qualcosa perché non spawnino i mostri di sotto. O riempire tutto con l'acqua. Che non sarebbe male. Tocca anche fare un altro piccone. Micio! Sei il più micio? Comero. Bravo, sette pezzi molto buono. <coughs> sono cresciute quasi tutte, laggiù vedo in fondo una che non è cresciuta, qui nel mezzo una. E una lì in fondo. E sopra? Ma mi sa che le possiamo raccogliere, sapete? Con l'accetta che è a fortuna 1. Qualcosa dovrebbe migliorare, dai. cadere, ma va bene lo stesso. quanto abbiamo fatto? 5 stack e 13, però adesso me ne servono 64 77, 78, 79, 80. Ah, è 16, è vero. Sono piantate una stack e 16 per quadrato poi prima di raccogliere quello di sopra voglio depositare queste qua Bene avevo 6 lì Non è lo stesso per 6 Non si rovina i conti Di nuovo l'accetta Fortuna 1 Sì sono praticamente quasi tutte 99% mature Delle piante Completamente mature Sotto è caduto qualcosa, sembra di no, eh? allora, di là avevamo. Tot... Ehi, scompa! Ciao, avevamo, mi sono già dimenticato, 4 stack e 13. Qui abbiamo 5 stack e 8. però Bella compa. Tutto bene, tutto bene. E A parte questa caduta che ho schiacciato indietro invece che avanti. Guarda, il campo della cocomeraia che ospiterà la cocomeraia è stato messo. Adesso, ah no, ci sono anche queste. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, stack e 16. Ma ah, buono, 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 buono. Per un solo fortuna 1. No, non te le mangiare così. Per solo fortuna 1 non è stato male come raccolto. Queste adesso vanno tutte in smeraldi. Ho anche cominciato a bridare. A far far figli. A far figliare i villici. Perché ce ne serviranno veramente tanti. Un bel po' di librarians. Guarda qui. Sì, ne ho fatto un altro. Adesso prendiamo tutte le patates. E le sbidonianos. No, zero mod. Questa è una run completamente vanilla. nel bene e nel male. Lui è completo. C'è un modo per dargliene tutte invece che refresciare ogni volta. Perché è un po' una rottura quando uno ha un sacco di oggetti da, da dovergli sbilenare. E... Ah, i mod di twitch no sono, sono io il mio mod no poi da cosa c'è bisogno ancora di mod non, non ce n'è bisogno ancora un giorno sicuramente però ancora presto faccio tutto io uh, per uno smeraldo non abbiamo una stacca intera uh, Vediamo di farla. Dovrebbe essersi resettato il coso. Il Fletcher. Eh, ma ancora presto, scompa, ancora presto, ancora presto per andare alla ricerca di mod. Di moderators. Dov'è? Ah, ma sei qua. Per uno. Vabbè, ci siamo. Dipende, insomma, chi riuscirà o vorrà essere, eh, o riuscirà a essere presente. Seguire il mio canale, seguire me. Insomma, dai. è ancora molto presto per pensare ai mod, <ride> ti terrò in considerazione. Vedremo come, come va avanti. Comunque, non penso che servirà un moderatore o barra moderatori fino a che. Si genereranno, sì, sì, si genereranno dei volumi di traffico in chat veramente elevati comunque considerevole oh cocomero mio e poi bisogna, bisogna avere come moderatori comunque persone di cui ci si fida e ci si conosce di più per ora nessuno conosce me e io non conosco nessuno volume da ear rape mentre si spaccano le cane bisogna che farò una volta che avrò un bel po' di ferro da parte una farma automatica con i pistoni di sugarcane troppo comodo ah ma è cresciuto anche questo Usiamo fortuna anche con lui, col grano. Così mi dà più semi. E li caccio dentro nel composter. Così faccio il buon meal. E faccio crescere quelle piantine che ho messo là di cocomeri. Così faccio i semi per fare la cocomeraia. Mi sembra un buon piano. Sì, vai tranquillo. Adesso io mi voglio anche avviare tranquillamente. Fretta io non ne ho. Mi piace comunque fare... Mi piace comunque fare le cose fatte bene. Maledizione. Questa non è stata una cosa fatta bene. Non avevo neanche l'acqua con me. E voglio vedere con calma se... Qualcuno è così pazzo. Così folle. Da... Eh, voler avere a che fare con me un canale piccolino emergente che ci vorrà un anno ce ne vorranno dieci per andare a qualche parte non lo so no dicevo che ci vuole un botto per insomma vedere dove va questo canale capito ma il microfono ce l'ho come le altre volte quindi non, non dovrebbe essere basso forse è basso il tuo di volume Di vedere di trovare qualcuno che abbia, che abbia voglia di avere a che fare con me. Un folle così folle. Però non, non ora, sicuramente. Deve passare un po' di tempo. Sicuramente. Devo stabilizzare per primo io. Quanto grano era? 23. Mm altro erano utili i semi fammi controllare una cosa no va bene va bene va bene eh ho capito io 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 ma ancora ancora non ce n'è bisogno questi sei li bidono qua dentro Allora, adesso, ah, eh, canna da zucchero via, che se no mi intasa l'inventario. Cocomere, ne abbiamo 21 semi. Mm, patate le metto via. Va bene. Ah, sarà meglio che invece un po' di cibo me lo faccio perché ho finito anche le, le mele. Adesso me lo crafto. Ne ho un po', però io questo qui lo volevo tenere per eh, dar da mangiare alle mucche. Ah, mucche che in realtà adesso hanno fame, sicuramente. Va bene, mi fa piacere che questa sia la tua filosofia. Ehm... Però non voglio fare le cose prematuramente. Io vado con i miei tempi, comunque. Finito? Preso tutte? Apparentemente sì. Perché, soprattutto, sono io che voglio conoscere le persone. Cos'è caduto qua? Boh. Ho visto cadere un coso, ma. Forse era solo un effetto grafico. Ok, allora. Ormai è mezz'ora che ho detto di voler cominciare a fare la disposizione dell'acqua per piantare le piante. Riuscirò questa volta a cominciare. Quindi abbiamo detto fila di piante e due qui vuoti dove non ci sono le torce e dove andranno a crescere i frutti. Quindi dato che prende 9x9 1 2 3 4 e qui dovrebbe prendere acqua. Acqua che facciamo Mettiamo qui di lato, all'esterno. <coughs> Riempiamo di nuovo questo. Non ho voglia di farmi più secchielli perché tanto sarebbe solo uno spreco di ferro. Di modo che... 1, 2, 3, 4. Centrale, 1, 2, 3, 4. E la prossima è 1 2 3 4 centrale. Aspetta. 1 2 3 4 centrale, quindi qua e qua. Perfetto. 1 2 3 4 centrale 1 2 3 4 poi 1, 2, 3, 4 centrale. Pietra, pietra. <coughs> Dopo me ne farò uno... Dopo met metterò un pozzo, insomma, una sorgente infinita lì nel centro, che ci sarà più comoda. 1, 2, 3, 4 centrale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 centrale, quindi qui, 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 qui e qua. 4. Poi andrebbe 1, 2, 3, 4 centrale e terminerebbe qui. Per lasciare il posto del passaggio. Quindi innanzitutto spostiamo questa. La mettiamo. Siamo qui con le slab. No, non ho voglia di fare server online. C ho proprio voglia. A parte che non l'ho neanche mai fatti. Di mio, dico. Poi magari, chissà in futuro, se vorrò mettere su un progetto di, di Minecraft per, con un'idea in mente, aperta anche alla mia futura potenziale community, ci si penserà. Però a lungo termine, per ora, proprio no. Non ne ho voglia. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, potrei metterlo qui, eh, però qua lo mettiamo sotto una slab. Facciamo una slab. Lì. Tac 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 tac. E qui finisce. Poi allora si ripana di 4, quindi 1, 2, 3, 4 e arriviamo all'altra fila. L'altra fila già prende l'acqua da quelle. Bisogna anche andare a dormire, tra Bene. Però questa, qui, questa fila qui già non prende più l'acqua da queste. Ma dovrà prendere quella della fila dopo. Aspetta, che. Prima andiamo a letto e lavoriamo di giorno. Ops. Io e la mia mania di saltare. Ma prima raccogliamo i meloni. Cocomeri i melons ole bisogna uh, i polsi ogni tanto ma perfetto ok Ah, sono sotto. Eh, devo togliere il buio da sotto. Um, quindi so già che le acque saranno: le sorgenti d'acqua saranno sempre su quelle file dove sono già posizionate quelle lì. Ma alle altre distanze giuste. Quindi, se questo è il limitare di quello, a sinistra sarà 1-2-3-4 centrale. E qui dovrà andarci l'acqua. E gliela schiaffiamo così. Oh, guarda, anche un villager zombie. Sulla stessa fila. Andrà qui, e il rasto è facile. Stessa fila, qui. Il problema è che mh, purtroppo alcuni punti. Avranno l'acqua in mezzo alle file delle piante. Per esempio, questa è una fila di piante e qui non ci posso piantare, però dai, poco male, dai. Prende l'acqua da qui. Sì, bene, 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 bene. E anche oggi ho dato prova di saper contare fino a 4 almeno. Alla fine sarà un campo talmente massiccio che non avrà problemi. E. Non avrà problemi. Ah, però aspetta, qua non ho messo. Uh, guarda questo. Quasi completamente in full oro incantato. Vai, distruggilo. Poveraccio. Qua non ho messo l'acqua. Devo metterla qui sotto. Mettiamo con la slab direttamente. Non qui però. Qua non ci va il tilling. Dai. Bravo. Ok. Mm. Poi, queste qua si estendono di uno, due, tre, quattro e quindi prende altre due file di piante. Perché queste fanno il frutto qui, queste fanno il frutto qua, perfetto. E poi all'inizio per partire la coccomeraia sarà manuale e toccherà andarli a raccogliere ogni volta che ne saranno cresciuti. Quasi tutti. In futuro faccio quelle automatiche che le raccolgono e le fanno crescere da sole ok questo è l'altro limitare nuovo e quindi devo fare intanto prendere l'acqua 1 no niente 1 2 3 4 centrale e qui va l'acqua perché sono su questa linea l'altro va qui l'altro qui dopo è semplicissimo definire dove va precisamente frutto frutto tilling tilling che poi in realtà qui neanche perché non ci potrà mai mettere il frutto lo farà qua a meno che io qui non lo chiudo con le con altri blocchi adesso qui toccherà spostare il il pozzo la sorgente Vabbè, ah la sposto quando ho finito. Tanto ancora non ci vado a piantare. Frutto frutto, pianta pianta. E qui sarà 1, 2, 3. Però terminerà qui. Ecco, e già non combaciano più. 1 2 3 4 finisce qui, ma qui non mi serve la terra, non mi serve il tilling neanche qui perché ci va il frutto. Il quarto, l'estremità parte da qui. Quindi 1 2 3 4 centrale e qui metto l'acqua perché così qua prende molto bene. La metto solo dove serve. Mm -hmm. Oh, il mio povero collo. Però questa sede devo dire che è comoda, non è altissima, ma è comoda. Le ruotine non, non è che sono molto mobili, vanno un po' dove cazzo gli pare. Però va bene. Non ci devo fare le corse, insomma, con questa sedia. Il racing, il chair racing. E quindi va bene. Poi, una volta fatte tutte le file di terreno coltivabile, dobbiamo calcolare quanti semi ci vorranno. Quindi, qui, e qui abbiamo: eccole qua, le altre file di piante. Quattro, quella qua lì prende anche questa fila. Ma per quest'altra, una, due, tre, quattro centrale. Di qua. Ok. Benissimo. E mi sa che è l'ultima, perché dopo... Sì, quella prende abbondantemente tutto il fianco. Una lì e una lì. Già quasi passata una giornata intera in game mamma mia troppo veloci okay. l'ultimo secchio di acqua che va esattamente qua mm, come lo tolgo così semplicemente Dai, prima di andare a dormire finiamo di mettere il tilling frutto frutto pianta pianta ora ho sbagliato i conti comunque oppure non ho finito di scavare Ah, ecco, non avevo finito di scavare quella parete lì. Ok, perché questa dove prendere anche questa. Ah, perché mi si era rotto il piccone. Ecco perché. Vediamo, qui. Boh! Ci sarà finito sopra un Enderman mentre si telepava. Mamma mia, ieri sera, staccata la live, prima di cominciare a giocare a Tabletop Simulator su Oath, con gli altri miei amici, mi sono fatto due etti di fusilli al pesto genovese. Mamma mia. È un mese che sto in fissa col pesto genovese. Per una vita non ho mai mangiato il pesto genovese. Sì, altri cucumeri. E, però porca troia, quanto è buono. Anche per cambiare un po' dal ragù. Tra buono, poi quei fusilli, mamma mia, i fusilli top pasta secondo me. Raccolgono il sugo a go go proprio. 55 semi, ottimo. Quindi... Facciamo un po' di conteggi da questo punto di vantaggio. Ehm, ah, devo finire l'ultima fila. Vabbè, allora, sono file da... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Ho oh, precise, precise 40. 40 per 1, 2, 3, 4, 5.

Quindi adesso man mano piantiamo uh, ogni, ogni cocomero che viene preparato, cioè che cresce, lo convertiamo in semi e lo veniamo a piantare. Così nel frattempo le prime che crescono cominceranno a fare i, i cocomeri e altri semi e così via. Bene. Queste le possiamo togliere. Perché magari un giorno quando avremo a disposizione la glowstone dal nether, facciamo tipo un'illuminazione a soffitto. Aerea per il campo. Perché comunque in queste zone dove sono destinati eh, i cocomeri. Cos'è che faranno? Ci possono spawnare mostri. Se io metto la slab qui, sparisce l'acqua? No, fantastico. Ma allora queste le chiudo subito tutte. Le chiudo alla grande, ma alla svelta. Comodissimo, comodissimo. Così non ci finiscono i meloni dentro e non devo sbattermi per metterci un tappeto sopra. Ma vi ricordate quando c'era quella versione di Minecraft dove se correvi eh, rovinavi il terreno coltivabile? Che fastidio. Infatti nella versione dopo l'hanno tolta. Non è rimasta per molto tempo. Qui devo comunque mantenere l'acqua. Ok, l'ho messo un po' ovunque, mi sembra. Sì. Vuoi aver chiuso tutto? Sì. Volevo mangiare una pagnotta, e mi sono tirato una freccia nei piedi. Io direi che il cibo ce lo possiamo anche inizialmente comprare un pochino. C'è qualcuno dal pane, no, dalle mele. Eh, lui dal pumpkin pie. Vabbè, prendiamone un pochino, dai. Così intanto lui sarà anche il primo che sblocca. Sì! Il trade dei cocomeries! Questo lo metto via. Anzi, no, questo finisco di mangiarlo. Anche la mela, finisco di mangiarla. Sbidoniamo due sticks. Che non ho. Va bene. Non gli sbidono niente. Peccato. Unlucky. Oh, bene bene tra un po' cominceranno a snow rollare snowball rollare diciamo in un neologismo veramente brutto fare effetto valanga in italiano si dice effetto cascata effettivamente Vai. 90 piante andiamole a piantare 90 piante, sono due file un... Oh oh! Creeperaccio verde e brutto! Devo mettere tutta una stazionata qua di fianco. Sennò quando sono qui qua mi sale... Mi salgono gli aggressori. Perfetto, solo che non è finita qui. Tutte le piante adesso io le copro con il carpet. Così sono protette. Perché se no, se, se qualcosa o qualcuno ci salta sopra, io accidentalmente o un mostro, si rompe il terreno coltivato e ci si fotte la piantina quindi io mi sono inventato diciamo questo metodo qua inventato vabbè sì mi piace fare così dai se uno avesse la sbatta di farlo Potrebbe tingere la lana di verde e eh, fare i carpet verdi. Ma io non ho sbatto di farlo. E soprattutto non ho i cactus. Ancora non ho trovato un, un deserto, non sono andato a cercarlo. Eh, bisognerebbe andare a cercarlo, effettivamente, per via di fare una supply di sabbia generosa. E quindi li lascio bianchi. Oh. Ah, è vero, qui sono finite le piante, quindi fine. 800 piante, 800 carpet. Eh. eh, eh. Bel po'. Granno le mucche sempre. Sono anche tutte grandi? Bene, 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 bene. Dovrei averle prese tutte. Sono dispari? Ma anche se sono 10 perché se ne frega, ormai sono talmente tante. E soprattutto perché adesso mi sta laggando. Ma perché? Kilobit sono scesi a 3000, ma perché? Le sto prendendo un botto di frame. Perché la linea non può stare un giorno normale? Io non lo so. Provo a abbassare a 4000. Vedere se è stabile. Boh. Non lo so ah, no. 1500 kilobit al secondo Perché Porca miseria Perché non si può avere una linea stabile Io non dico di che deve arrivare la gigabit A casa della gente Sarebbe un bene ma Porca miseria! Mannaggia alla connessione, fammi fare uno speed test per vedere a quale server mi sta connettendo. Adesso è tornato a quello di Milano, cioè è quello di Milano. Mm. Sta facendo un po' di fatica in download. È partito un po' lento, è adesso è andato verso i 90/96 e l'upload arranca sopra i 13 megabit al secondo. Mamma mia, adibo ah, per adesso andiamo avanti così. Veramente una rottura di palle. Non so perché, spero che si riprenda. 9.000 fotogrammi persi e continua a andare sotto 3.000 quindi eh, mostra instabilità forse per via dei temporali che ci sono in questo momento in, qua al nord però porca troia dai non è che deve laggare la linea perché piove Mannaggia. Boh adesso provo a lasciare a 3000 kb al secondo di, di invio. Sperando che più tardi si normalizzi un pochino. Perché di solito se no la mia linea normalmente 6k li tiene, li tiene normalissimi. Anche a 60 frame a 1080. Ehi guarda te che mi fa strippare comunque intanto proseguiamo la tengo d'occhio lagga di brutto tantissimissimissimo Fammi vedere. Ah, non posso cambiare riscalare l'uscita adesso senza stopparla la live. Vabbè, è lo stesso. Ah. Cioè, uno non è che chiede portatemi la gigabit in casa così a gratis, ma un minimo che sia stabile la connessione in Italia. Niente, sto guardando e sta scendendo sotto i 2000. Porca miseria. Mannaggia. Sono queste cose che fanno girare i coglioni in maniera indicibile. Un, una cosa parte. serve. Chi sarà mai? Jack Andiamo the Ripper Benvenuto, probabilmente mi, mi vedrai. Anzi, buonasera, grazie. E probabilmente mi vedrai laggare. Perché la melina ha deciso di laggare, di essere instabile. Quindi mi scuso per la lag. Ho abbassato il mio bitrate da 6.000 a 3.000, ma ancora è instabile. Scende sotto. Sotto 2.000. Scende ogni tanto. Eh. vedo da OBS che porca troia <ride> eh di Madonna. cioè che palle uno una cosa serve per fare le dirette come minimo è la linea stabile te dici cioè, dovrebbe essere comunque a 30 fps perché ho limitato quindi a monte. Cioè, non è una cama a 60. È a, è a 30. Dovrebbe essere a 30. Dalle impostazioni è a 30. Però. Andava bene fino adesso. Anche i giorni scorsi, zero frame persi. Oggi non lo so, ma sarà per via dei temporali. Sì, Vanilla Hardcore, una mia run eh, che vorrei riuscire a completare perché in passato non ce l'ho mai fatta, di mio, ehm, per andare a battere ehm, Land Dragon ovviamente, però passando dal Wither, e dal um, pesce del, dell'Ancient Temple, quindi trovare una, un, un de, dell'Ocean Temple, e, e un raid completo come minimo. Sicuramente mi avrai sentito a spizzichi e bocconi per via della lag. Mannaggia alla lag. Adi, ah manderò a fanculo la qualità video e abbasserò a 2000. Sperando che magari a 2000 sia sia stabile allora adesso facciamo una prova con 2000 kb al secondo giusto per almeno essere fluidi 1700 1200 C ha dei drop Ah, Addirittura sotto mille. Porca di quella miseriaccia. Porca miseria. Fa incazzare proprio. Perché è fuori dal mio controllo. E niente, per il resto sto piantando cocomeri. Perché voglio arrivare all'endgame con i cocomeri. Peccato che sei arrivato in un momento di instabilità incredibile di connessione. Porca troia. 12.300 frame persi. Diviso 30 e quelli sono i secondi. Che ho laggato. Uh, il primo cocomero della cocomeraia. Sì. Almeno. Dai, almeno... Boh... Uh, La tengo un po'. Fammi vedere com'è che si vede con 2000 kilobit. Non è che fa proprio schifo? Ah vabbè, sì, è molto smarmellato Minecraft. Smarmella tanto. <ride> Se mi muovo smarmella tanto. <ride> Adi. Ah, Mannaggia. Adesso provo a stare un po' a 2000. Sperando che passi. Sempre abbastanza instabile. Non riesce a tenere il massimo della velocità di trasmissione dati. E dire che qua sono anche nella zona diciamo più recente di costruzioni, mentre quando ero di là nella casa vecchia, ogni tanto me lo faceva anche lì. Però lì di base era tutta un'infrastruttura più vecchia, quindi anche la velocità massima, e poi era molto più affollata, c'erano tutti i, i, gli alberghi, cioè una densità altissima. Qui dovrebbe essere a densità un po' più bassa, anche se sono più lontano dall'armadio dell'armadio de, del, della, um, delle connessioni qui dovrebbe essere è più recente infatti facevo il doppio di velocità in, in download da 60 megabit al secondo a 120 megabit al secondo e 20 megabit sempre in upload perché quello è fisso ma la smette di sbattere le porte Adì, stiamo a 2000 kb adesso porca miseria che eh, rottura di palle e quello cosa ci fa lì ma perché c'è uno zombie di giorno qua Ah, perché era al riparo sotto quello lì, sotto la tettoia. Ma dai. E allora non prendeva fuoco. Adesso lo tengo dietro un po', ci tengo dietro. Mm. No, è sempre instabile. Uff. No, se non posso tenere a 6000 dopo smarmella troppo lo schermo per la via della compressione. Inutile finché rimane così la cosa su minecraft e poi mi ero anche dimenticato di cambiare categoria che palle vabbè lo stesso tanto sono tanto tornato in just, just just the trattings mm. almeno così la schermata sempre fissa aiuta la, la compressione di, del video Fammi vedere un po' il meteo nord Italia. Ma in realtà non sta piovendo. Adesso qua in nord Italia non sta piovendo. Temporali si sono spostati verso verso il centro e verso sud. Verso il centro. No, aspetta. Previsione meteo per il 12 gennaio. Ma se... Ma se è tra sei giorni! È fantameteo il 12 gennaio! Ma che cazzo mi Fammi vedere oggi. Che cazzo mi interessa il 12 gennaio? Sarà roba. Ah, piove qui sulla mia zona. Sta piovendo forte qui sulla mia zona. Infatti oggi piove forte. Tra l'altro, nel centro dell'Appennino, qui tra Emilia-Romagna e Toscana, neve a 600 metri. E stanotte, neve prevista a 500 metri. E piogge tutto stanotte. Nel centro, dal centro fino al sud. Che palle. Di potrebbe essere quella la causa, eh. Mm. Vediamo di fare un altro speedo testo. Perché il server a cui mi connetteva era quello di Milano, della Vodafone. Cioè Vodafone a Milano. E... Ehm, eh, vedi adesso quello di Quarrata. Quarrata fa schifo. Non è mai buono quello di Quarrata. Infatti, ping 130. Porca troia. E poi va lento fino a 50, 60, 70, 75. Ma va schifo. 82, 84, 81. Sì, sopra 80. E l'upload? L'upload farà cagare. Super instabile l'upload. 13, 15... Adesso sta laggando perché sarà facendo lo speed test sicuramente. Ok, ho fatto lo speed test e ha laggato per lo speed test. Ecco, vado a finiti. Milano, Provo un attimo a fare questo speed test qui e vedere. 121 ping, no c'è un problema sulla linea tra me e là, praticamente. O qui in zona, per, per l'acqua. Sì, ma che due coglioni. Che due coglioni. Adesso arriva anche a 106 megabit in download, ma è l'upload quello che a me mi interessa. Si, si sta laggando per eh, lo speed test quando faccio lo speed test lag è 15 non passo oltre 15 quindi 15 diviso 8 quindi 15 milioni di bit diviso 8 no com'è che era già 1875 kilobit quindi 1875.000 bit quindi dovrei tenere maxato a um, 1875 kilobit al secondo che con una cosa come questa schermata qui va anche bene anche 1000 andrebbe bene ma per il gameplay, per giocare, no. E sono molto arrabbiato. Molto, molto arrabbiato. Ma perché deve far così schifo la roba? Eh? Perché non si può avere un cazzo di linea stabile? Basta che sia stabile! Porca miseria! Mm. Ah, mi sono anche grattato. Catroia! Mi sono graffiato. Mm Bah, fammi provare adesso magari a tornare a 4000 magari. Vediamo un po' a 4000 come se la cava. perché se continua a laggare così cioè è inutile per oggi magari riproverò stasera più tardi se ne avrò voglia ma, ma per ora 4000 ci sta vediamo un attimo che devo controllare una roba Boh, allora 4000 No, ho detto una cazzata perché ogni tanto rimbalza giù 3003. Solo che finché ho la schermata così è anche facile per da comprimere. No, no, è tornato rosso. 3000. Uh... Che due coglioni Giù di nuovo 2.000, dai Niente Se continua a gara così La chiudo qua la, la live per oggi Basta Volevo continuare con Minecraft un po' di più, almeno fino alle 8, ma la connessione ha deciso di no. Oggi te non investi il tuo tempo su Twitch. Fine. Ci becchiamo domani, sperando che non si ripresenti la stessa situazione. E niente.